Quindi Gianluca, vai Allora, pure. guarda, introduco un minuto soltanto perché poi la parola lascio a te. Allora, siamo arrivati ormai alla fine dei seminari del corso, siamo veramente soddisfatti e contenti di affrontare una delle questioni più importanti sulla tematica blockchain, che è l'impatto sia sulla tematica di interesse come quello del GDPR, ma capiremo oggi bene con il nostro ospite che cos'è anche, sia soprattutto l'ambito giuridico di tutto quello che è il concetto di smart contract. Sono molto contento, partecipa prima di tutto un amico, poi uno dei più grandi, secondo me, divulgatori nel mondo blockchain, ambito legale. Come al solito, ragazzi, dico che poi noi abbiamo già messo online il materiale che ci hai dato, perché fa parte del materiale didattico. La promessa che ho dato ad Alessandro Chiani, però il prossimo anno inizieremo il corso, se è d'accordo anche poi Mirko De Maldè, direttamente col suo seminario in aula e non in aula virtuale. Lascio invece poi la parola a Mirko, perché il professor De Maldè, la seconda parte è proprio quella che ha curato lui, quindi questo è quanto. Sì, intanto voglio ringraziare Alessandro Chiani per aver accettato il nostro invito a partecipare oggi. E oggi, parlando di una tematica che è in effetti molto importante, che conclude molto bene il ciclo di lezioni che si è proprio appunto concluso martedì. Durante quella lezione abbiamo proprio parlato di self-sovereign identity, economia dei dati, e oggi, grazie ad Alessandro, capiremo come l'elemento proprio dei dati in particolare, e anche i dati che costituiscono la nostra personalità, diciamo, online, sono l'elemento centrale di una nuova forma di economia e di una nuova forma di interazione fra cittadini, imprese e istituzioni, e come la General Data Protection Regulation abbia voluto, poi magari con alterne fortune, regolare questa nuova modalità di gestione dei dati e anche l'importanza del ruolo dei cittadini, dell'individuo, no? Nel controllo e nell'accesso a questi dati, e quindi come in effetti gli elementi legali, per una volta non si tratta soltanto di legalese, cioè di cose insomma, da avvocati, ma si tratta della carne viva delle economie e delle società del futuro. Quindi sarà molto, credo, molto interessante il dibattito che spero ne seguirà e sicuramente sarà interessante l'intervento di Alessandro Chiani, che quindi ringrazio nuovamente e che invito a questo punto on the floor. Thank you very much, sarebbe il caso di dire. Sarà una lezione interattiva, Alessandro, perché Sì, come piace un pochino a noi, ecco. assolutamente Quindi abbiamo tante domande a te. facciamo così, Alessandro, faccio una moratoria su la partecipazione attiva degli studenti che sono veramente caldamente invitati a studenti e quanti hanno deciso invece di seguire da fuori al corso questo evento di intervenire, di interagire con te. Le tue slide si prestano molto a una cosa vivace, interattiva, quindi speriamo che questo invito venga raccolto. Quindi ecco, giusto prima di farti iniziare, volevo appunto ricordare agli studenti che la partecipazione attiva verrà anche premiata, quindi con token che non valgono assolutamente nulla, ma insomma, la gig economy, la new economy è fatta anche di questo, va bene. Questo mi permetto di dirti che non è proprio No, esattamente vabbè, cioè, ciò, no, nel è una senso, buttata naturalmente. lo posso dire anche ad Alessandro, credo che siamo il primo corso, ma lo dico con veramente tanto onore per me e per l'idea di De Maldè, che è un genio, il primo corso in Italia che dà un sistema di token, un sistema premiante agli studenti. Stiamo discutendo anche in senato accademico con gli altri professori se verrà adottato da tutti i corsi, perché per fare in modo che i ragazzi maneggiano veramente i fungible token o non fungible e non siano soltanto legati alle fake news come stamattina: Dogecoin è salito, allora è sceso Bitcoin. In particolar modo un ragazzo ha dato una giusta notizia, no? Però bisogna capire a cosa servono i token, Va questa bene. economia decentralizzata, che so che ti sollecito mille cose, quindi vai, prego, prego caro, inizia. Alessandro, senza ulteriori indugi. Ma allora, giusto un piccolo, come dire, endorsement nei vostri confronti, perché insomma sono, come dicono gli inglesi, proud, no? Di essere qui oggi. Sono veramente orgoglioso di essere qui, perché
perché ringrazio appunto il professor Gianluca Duretto, il professor Mirko Maldè, l'università, per avermi dato questa opportunità proprio di divulgare qualcosa relativo a una tematica molto spinosa, ancora molto dibattuta in questo periodo, che è appunto questo matrimonio, come lo definiamo noi, possibile o impossibile, tra un protocollo, quello blockchain, a cui noi siamo tutti molto devoti, e una norma a cui io ovviamente debbo in qualche modo asservirmi, essendo un avvocato, per cercare di capire se ci può essere un futuro congiunto tra questi due elementi, quindi tra blockchain e GDPR. Solo una piccola, un piccolo inciso sul discorso dei token, credo che sia un'iniziativa veramente fantastica, e non è vero, Mirko, che non valgono nulla, anzi hanno un valore, diciamo, non speculativo, ma hanno un valore da utility, quindi un'utilità. Direi che, insomma, è un'iniziativa che può essere molto ben implementata e vi faccio i complimenti da questo punto di vista. Chiusa la parentesi dei token, ma ci tenevo. Di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi intanto tengo a precisare che, perlomeno per quanto mi riguarda, ma credo sia un po' una idea comune di tutti e tre i relatori odierni, questa non è una lezione sul GDPR. Di lezioni sul GDPR ne potete trovare a bizzeffe. Questo è più un ragionamento interattivo che vogliamo fare con voi, alunni, studenti e partecipanti, per capire se esistono in effetti delle soluzioni che possono portare ad un avvicinamento, ad un accostamento, ad una compenetrazione di questi due elementi così apparentemente diversi per impostazione, diciamo, tematica, culturale, come un sistema decentralizzato e invece un disposto normativo europeo come il GDPR, ovviamente essendo un regolamento quindi immediatamente applicabile, a cui chi sviluppa tecnologia, chi si affaccia alla tecnologia, chi crea progetti sotto questo profilo appunto legati alla tecnologia blockchain non può esimersi dal tenere ovviamente in nettissima considerazione, perché sappiamo bene che GDPR è un regolamento che prevede anche delle sanzioni molto molto importanti nei confronti di chi non si attiene a quelle che sono le disposizioni e i principi contenuti all'interno del GDPR. Quindi il percorso che noi oggi andiamo a fare è un percorso di ragionamento e non un percorso nozionistico di esplorazione del testo della norma. Perché ci dobbiamo chiedere come si possono avvicinare questi due elementi, quindi protocollo blockchain e GDPR? Perché innanzitutto blockchain è una delle tre tecnologie che sono state definite disruptive, insieme a Artificial Intelligence e IoT, quindi Internet of Things, che cambieranno il mondo nei prossimi 5 anni, molto di più di quanto il mondo è stato cambiato negli ultimi 50 di anni. Quindi è opportuno per chi vuole cavalcare come noi, per chi vuole condurre come noi questa tecnologia, magari attraverso lo sviluppo di progetti o semplicemente andando ad offrire la nostra expertise che in qualche modo, anche grazie a questi corsi di studio, diventa sempre maggiore in questo ambito, a chi sviluppa progetti di questo genere, per capire se poi ci può essere un futuro compliant, come si suol dire, a quella che è appunto la normativa, per evitare a priori, quindi già nella creazione di un progetto, quelle che possono essere degli inconvenienti che poi vengono a verificarsi successivamente nello sviluppo del progetto stesso. Quindi, se vogliamo essere dalla parte di chi conduce questa rivoluzione blockchain, dobbiamo essere preparati, altrimenti saremo dall'altra parte della staccionata e ne godremo magari dei benefici, ma non saremo noi a condurla. Quindi, da questo punto di vista dobbiamo aumentare la nostra expertise e andare a verificare anche quali sono casi peculiari, ma direi neanche troppo, perché se trattiamo di dati e quindi se utilizziamo processi che trattano appunto dati personali, dobbiamo per forza tenere in considerazione il GDPR. Io, se il professor Duretto è d'accordo, farei anche partire le slide. Assolutamente, fai direttamente.
Allora, proverei con questo tasto, vediamo se riesco a fare qualcosa con il pannello di condivisione e vediamo un po' cosa succede. Allora. Qua. Allora, vedete le slide? Sì. Perfetto. Allora, vediamo schermo intero, forse così andiamo meglio. Perfetto. Allora, oggi parleremo di un concetto che apparentemente può essere antitetico, cioè il concetto del trust e il concetto di blockchain. Perché antitetico? Perché per definizione, ma proprio per cultura, la blockchain è un sistema definito trustless, quindi un sistema dove non è necessario che i due soggetti o i più soggetti che interagiscono tra di loro abbiano necessità di conoscersi e quindi di manifestare fiducia l'uno nei confronti dell'altro. Perché essi stessi, partecipando a questo sistema, a questo protocollo, riescono a garantirsi la fiducia basandosi sul sistema stesso. Ovviamente non scendo in dettagli tecnici legati alla tecnologia, perché ovviamente avete già fatto un percorso che vi permette di avere contezza di quello che vi ho appena detto, ma cerchiamo di capire come si declina il tutto all'interno di un sistema progettuale in cui vengono trattati, vengono circolarizzati, vengono utilizzati dei dati personali. Perché ricordiamoci che GDPR tratta dati personali e soprattutto dati personali di persone fisiche. Quindi l'ambito di applicazione, che può sembrare molto verticale e ristretto, in realtà coinvolge tutti quanti e quindi tutti i soggetti. E quindi diventa un ambito sterminato, al quale dobbiamo ovviamente guardare con molta attenzione se vogliamo sviluppare questi tipi di progetti. Quindi nel nostro fumetto verde abbiamo identificato quelli che sono degli elementi, quali appunto i dati, il GDPR. Una tecnica, una soluzione tecnica che potrebbe essere quella della self-sovereign identity, e poi andremo a verificare quali altre questioni si possono porre durante appunto questo ragionamento che andiamo a fare. Voglio sempre comunque invitare la platea e quindi tutte le persone che sono collegate a alzare la mano, fare domande, intervenire anche con il microfono se ci sono degli spunti o dei dubbi per i quali ovviamente possiamo ragionare insieme e procedere nel nostro discorso. Chi è che di voi conosce quelli che sono i principi ispiratori appunto della blockchain? Iniziamo da qua. Ripeto, se c'è qualcuno che vuole intervenire è il benvenuto, Alessandro, anche per i professori, eh. vai avanti tu, poi dopo le domande le teniamo alla fine. Perfetto. Prego, prego. Anche perché giusto ripasso di concetti che abbiamo affrontato nella seconda parte del corso con i ragazzi, quindi prego, vai, vai. No, scusate, prima che Alessandro vada avanti, se qualcuno degli studenti vuole raccogliere l'invito a cimentarsi nella indicazione di alcuni principi chiave, credo che sia anche Sì. divertente farlo subito. Se poi Condivido con il nessuno si professor vuole Tomasi. candidare, Alessandro è senz'altro pronto a coprire, ma insomma sarebbe interessante vedere se ci sono almeno cose che sono rimaste particolarmente impresse agli studenti. Siamo in Fate i timidi, difficoltà. siccome, non siate timidi. no, Alessandro, siccome siamo vicini all'esonero, la settimana prossima promettiamo che oggi non diamo un voto ai ragazzi, soltanto i coin, poi dopo distribuiremo. Quindi se ci sono. Forza, chi è il più coraggioso? Iniziamo, iniziamo. Vabbè, intanto vai avanti, che Va poi. bene, andiamo a disvelare. Allora, Andiamo. parliamo di blockchain. Blockchain, erroneamente forse definita una tecnologia, in realtà parliamo di un protocollo, ovviamente un protocollo tecnologico. Come la possiamo definire nel modo più semplice possibile? Come un sistema decentralizzato, distribuito, quindi un ledger, un registro decentralizzato, distribuito. Poi capiremo anche che differenza, anzi l'avrete già capita, che differenza c'è tra decentralizzato e distribuito, perché questo poi va anche a incidere e ad impattare sul discorso GDPR, che registra, e allora
altra keyword, no? Mettiamo l'hashtag, registra la provenienza di un assetto digitale, quindi di un digital asset. Secondo voi un dato personale rappresenta un digital asset? Qualcuno risponde? Vi rispondo io credo proprio di sì. Forse è il nostro più grande digital asset, un dato personale. A quelli a cui teniamo di più, quelli che a volte teniamo nascosti, quelli che a volte facciamo fatica anche a trasferire a terzi, o quelli di cui a volte non ci rendiamo conto, ma andiamo a immettere in sistemi senza dare il giusto peso e senza sapere dove possono andare a finire, ma soprattutto senza conoscere i diritti che abbiamo su queste informazioni che noi andiamo a divulgare di noi stessi. E ovviamente nell'utilizzo di una tecnologia distribuita, decentralizzata, può succedere che questi dati, che di questi dati si perda un po' la traccia, in un certo senso, o più che altro, più che perdersi la traccia, perché possono essere, grazie alla tecnologia, sempre verificabili, essendo una tecnologia molto trasparente, si perda un po' l'interlocutore che li gestisce questi dati. Quindi, in una logica di GDPR in cui esistono due, chiamiamole fazioni, va, diverse, un po' alla tifo calcistico, dove da una parte c'è l'interessato al trattamento di questi dati, che è appunto il soggetto che li immette, quindi noi proprietari di questi dati, chiamiamoli così, noi soggetti a cui i dati si riferiscono, quindi non proprio proprietari, diciamo i soggetti a cui i dati si riferiscono, e dall'altra parte abbiamo chi invece li va a manipolare questi dati, a trattare, a divulgare, a trasferire, a storizzare, quindi ad archiviare da qualche parte, quindi che compie tutte le operazioni che sono ben descritte all'interno del GDPR, che è il titolare del trattamento, che costruisce questa architettura secondo un principio di privacy by design, e poi si avvale di altri soggetti responsabili del trattamento di questi dati, per i quali in un sistema decentralizzato si potrebbe un pochino far fatica a cercarne l'individuazione, a perderne un po' la traccia. Quindi che cosa succede? Che in un sistema blockchain noi abbiamo sistemi decentralizzati in cui, come vedete nell'immagine che viene riportata, ben si spiega come questi, chiamiamoli gruppi, vengono collegati tra di loro, in cui dei sottogruppi fanno capo ad un nodo principale, e questi nodi sono collegati tra di loro con questa architettura, fino a sistemi addirittura distribuiti, quindi in una classica blockchain permissionless al 100%, in cui abbiamo il collegamento indistinto di tutti questi nodi tra di loro. Questo genera un sistema peer-to-peer, quindi in cui c'è una parità tra i soggetti, che tra l'altro ovviamente possono assolutamente non conoscersi tra di loro, in cui però, non essendoci un'identificazione di ruoli come abbiamo individuato prima, diventa difficile andare a svolgere alcune operazioni in modalità compliant a quello che è quanto previsto dal GDPR. Quindi sì, blockchain, sistema trasparente, in cui è sempre verificabile la transazione, quindi la trascrizione che viene operata sui blocchi della catena, sistema sicuro al 100% rispetto ad un database centralizzato, in quanto distribuito e quindi difficilmente, anzi diciamo praticamente inhackerabile, rispetto ad un database centralizzato che può subire data breach in qualsiasi momento, andando ad incidere su quella che è la sicurezza appunto del sistema stesso, oppure può, come è successo recentemente, semplicemente prendere fuoco, come è accaduto al server di OVH, per esempio. Notizia abbastanza recente, di forse un mese e mezzo, due mesi fa, in cui appunto molti dei dati personali di questi soggetti sono andati in fumo. Quindi diciamo che il sistema blockchain ci permette, ci garantisce una resa da questo punto di vista decisamente migliore sotto il profilo della sicurezza e della trasparenza, ma proprio il problema di questo eccesso di trasparenza può creare delle problematiche legate al GDPR.
Quindi abbiamo detto, la blockchain è un database peer-to-peer, quindi dove tutti sono alla pari, sullo stesso livello, hanno tutti gli stessi ruoli fondamentalmente, più o meno, distribuito, e quindi un percorso dove questi dati vengono trascritti. Ora però, come dicevamo prima, noi diamo spesso poca importanza ai nostri dati. I dati sono i dati personali. I dati personali sono in effetti un tesoro, no? Sono un tesoro perché raccolgono una serie di informazioni, costituiscono una serie di informazioni che riguardano la nostra persona, a cui molto spesso non diamo molto risalto, ma dovremmo tenere in modo assolutamente importante. Perché? Perché questi dati poi, in un modo o nell'altro, nel momento in cui noi prestiamo un consenso, circolano, ma la loro circolazione deve essere attinente necessariamente a tutta una serie di prescrizioni che GDPR impone, tra cui anche la finalità, la durata di questa circolazione di dati, la possibilità, e quindi rientriamo nei diritti dell'interessato, di poter accedere a questi dati, di poterli rettificare, di poterli addirittura cancellare. E qui forse alla fine poi arrivano un po' i dolori per quanto riguarda il discorso di GDPR. Ma questi dati, se noi utilizziamo un sistema, come abbiamo detto, distribuito, dove vengono raccolti? Vengono raccolti, invece che in un database centralizzato, quindi un server di Amazon, per esempio, vengono raccolti in un sistema decentralizzato e distribuito. Quindi, come vedete dalla figura, vengono racchiusi all'interno di questo cubo, di questo blocco, in cui però questi dati risiedono. In che modo? In modo immutabile. Questa è una delle caratteristiche che voi avete appreso nel corso del tempo, quindi nel corso di questo approfondimento di studio, il fatto che questi dati vengano trascritti in modo immutabile su un blocco che poi a sua volta viene chiuso, viene prodotta un'immagine, un'impronta del blocco e trasferita nel blocco successivo. E quindi, mano a mano che i blocchi si vanno a completare, riportano sempre l'impronta del blocco precedente. Quindi questi dati continuano in un modo o nell'altro a rigenerarsi. Sì, prego, prego. Sì, c'è qualcuno che voleva fare una domanda? No, ma sicuramente... Dicevo, quindi questi dati in qualche modo continuano a sopravvivere, quasi sfuggendo al controllo di un soggetto che dovrebbe invece essere preposto al controllo di questi dati, e quindi alla loro circolazione e così via. Che cosa succede? Quindi il problema vero e proprio è che abbiamo capito che i dati sono il nostro tesoro più grande. Vogliamo utilizzare una tecnologia che sia super 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 figa e ci inseriamo all'interno i nostri dati, ma poi necessariamente dobbiamo fare i conti con una norma che in qualche modo ci va a circondare, quindi ci va a definire, nel momento in cui utilizziamo questi dati, le regole che dobbiamo rispettare. Ora però, come facciamo a far sposare le regole che non prevedono un'indicazione specifica per la tecnologia, per il protocollo blockchain, con un protocollo che invece si sta evolvendo nel corso del tempo e che forse corre anche a volte più veloce della norma stessa? Beh, intanto diciamo che stiamo parlando di un General Data Protection Regulation, quindi general significa, ce lo dice la parola stessa, che stiamo utilizzando un sistema che va in modo generale ad accogliere tutte quelle che possono essere anche queste tecnologie emergenti, cercando di disciplinarle in modo, direi, interpretativo e malleabile. Perché? Perché se utilizziamo il GDPR in modo assolutamente restrittivo, probabilmente non raggiungeremo nessuno scopo, ma non solo utilizzando la tecnologia blockchain, ma anche utilizzando anche tutte le altre tecnologie che in questo momento sono utilizzate. Quindi, a livello di applicazione della norma, sicuramente una buona interpretazione di quelli che sono i principi e un'applicazione, un atterraggio di questi principi
in modo proattivo a quella che è una tecnologia, soprattutto una tecnologia emergente e così particolare come è quella della blockchain, ovviamente può produrre degli effetti interessanti. Ma perché parlo di interpretazione e di approccio interpretativo? Perché, ragazzi, ad oggi non c'è nessuno che può dire esattamente che questa norma va applicata in questo modo sulla tecnologia blockchain. Diciamo che il dibattito, ed ecco perché lo spirito di questa lezione si fonda proprio sul fatto che ci possa essere un percorso di ragionamento che vogliamo fare appunto insieme, è perché in realtà tutti ci stiamo interrogando su quali possono essere le criticità e come possono essere risolte queste criticità di un sistema apparentemente fondato su principi antitetici a quelli che possono essere i principi o alcuni dei principi espressi all'interno di GDPR. Quindi non vi preoccupate se oggi non avrete delle risposte nette a tutti i vostri quesiti. Ciò che è interessante ed è importante è creare un mindset giusto per andare a affrontare in modalità preventiva quelle che possono essere delle questioni che poi si possono invece riverberare con situazioni di patologia successive a cui poi GDPR mette mano con, per esempio, pesanti sanzioni. Quindi ciò che è importante è cercare di capire il mindset e costruire poi un'architettura che sia compliant il più possibile a quella che è appunto la norma. Quindi abbiamo capito che abbiamo questi dati, li inseriamo dentro un sistema che è un protocollo blockchain che è un po' così riottoso e però tutto questo viene chiuso in un recinto che è quello del GDPR, che appunto tratta i dati personali delle persone fisiche in ambito europeo, non ce lo dimentichiamo, perché GDPR è una norma, è un regolamento europeo. Quindi nel momento in cui usciamo dall'ambito di applicazione GDPR ci saranno altre norme similari, complementari a quello che è la tematica affrontata da GDPR, con le quali GDPR tra l'altro deve confrontarsi. Quindi se andiamo negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti poi ci sono delle norme specifiche per la California, per altri stati, o andiamo in paesi dell'Asia, ci sarà il loro, tra virgolette, passatemelo, GDPR. Quindi un costrutto normativo che appunto va ad affrontare la tematica dei dati. Quindi abbiamo detto dati, li inseriamo dentro la tecnologia, siamo circondati, quindi ci troviamo all'interno di un ambito di applicazione in Europa, quindi nell'Unione Europea, del General Data Protection Regulation, che è appunto il GDPR. Ma quindi capiamo che cos'è prima di tutto il GDPR. Abbiamo detto, vedete le figure, che si parla di dati personali e si parla soprattutto di controllo di questi dati personali, quindi avere la possibilità di in qualche modo essere noi stessi, non dico i proprietari, ma i soggetti interagenti con i nostri dati personali in qualsiasi momento. Il General Data Protection Regulation, appunto, è un regolamento europeo del 2016, 679/2016, e regolamenta e protegge la privacy all'interno dell'Unione Europea. Chiaramente è legato esclusivamente, come abbiamo detto, al trasferimento, all'utilizzo, a tutte le vicende che in qualche modo impegnano i dati personali e soprattutto delle persone fisiche. Ma soprattutto la cosa più importante di tutti è che ambisce a dare ai soggetti, a concedere ai soggetti il controllo individuale dei propri dati. Poi qui, alla fine di questa lezione, capiremo anche se effettivamente il GDPR o tecnologie come la blockchain, per esempio attraverso la self-sovereign identity, può garantirci uno step successivo sul controllo appunto dei nostri dati personali. Quindi andiamo a vedere fondamentalmente quali sono i principi ispiratori del GDPR. Qui andiamo un pochino più veloci senza addentrarci in articoli e articoletti, perché come abbiamo detto non stiamo facendo una lezione strettamente legata al testo del GDPR, ma cerchiamo di capire quali sono i principi che appunto in qualche modo disciplinano quello che è la norma che andiamo ad impattare nel momento in cui costruiamo un progetto tecnologico
che magari utilizza appunto il protocollo blockchain. Allora, innanzitutto uno dei principi fondamentali è quello per cui il soggetto, quindi l'interessato, debba prestare il consenso a chi intende utilizzare i suoi dati. Quindi stiamo parlando di un consenso che non necessariamente deve essere espresso in, deve essere espresso con informativa che viene sottoposta al soggetto, non necessariamente in forma scritta, però comunque deve essere inequivocabile e il soggetto interessato deve esprimersi favorevolmente proprio per concedere appunto il consenso al trattamento di questi dati. A chi? Al titolare del trattamento. Quindi dall'altra parte c'è, dall'altra parte della staccionata, come abbiamo detto prima, c'è un altro soggetto che è quello che intende utilizzare questi dati. Tutto questo va fatto assolutamente in modo trasparente. Ecco, qui abbiamo un principio che mi sembra, come dire, assolutamente complementare e associabile a quello che viene in qualche modo introdotto in modo abbastanza pregnante con una blockchain, quindi la trasparenza. Ora però l'ottica della trasparenza, almeno dal mio punto di vista, è un pochino diversa. Se da un lato si parla di trasparenza con blockchain per quanto riguarda la verificabilità di alcuni dati da parte del soggetto appunto interessato, chiamiamolo così, dall'altra parte forse è più vista in un'ottica di chi deve svolgere e compiere delle operazioni e quindi appunto del titolare del trattamento che deve garantire la trasparenza all'interessato potendogli permettere l'accesso, la rettifica, la cancellazione e così via e la visibilità ovviamente dei dati stessi. Quindi come abbiamo detto diritto di accesso è un altro dei punti cardine, il diritto di essere dimenticati, no? Il diritto all'oblio, quello che era considerato il diritto all'oblio che in realtà poi si tramuta oggi nel diritto alla cancellazione del dato stesso, che è uno degli elementi su cui si può particolarmente discutere nel momento in cui viene applicato un protocollo blockchain. Perché? Perché stiamo parlando di un sistema che in realtà non permette una cancellazione in senso assoluto del dato. Fin tanto che una blockchain sarà in essere, questo dato rimarrà bello trascritto su una serie di registri distribuiti e lì rimane e non è possibile andarlo a cancellare fisicamente. Poi capiremo anche in relazione a quelle che sono come dire, i dettami inseriti all'interno di GDPR che cosa significa cancellare e che cosa può valere come una cancellazione per esempio del dato, sempre in un'ottica appunto interpretativa, perché GDPR non dà una definizione esatta di cancellazione del dato. Quindi potremmo anche pensare che un dato che non è più accessibile, chiamiamolo disaccoppiato definitivamente dal soggetto interessato, quindi non più riconducibile al soggetto interessato attraverso la cancellazione, per esempio la distruzione delle chiavi di accesso a questo dato, potrebbe generare appunto a tutti gli effetti una cancellazione del dato stesso. Però poi lo vediamo magari un pochino più nello specifico. Quindi abbiamo detto diritto di accesso, diritto di essere dimenticati, quindi di cancellazione del dato, capire chi sono i soggetti che controllano questo procedimento, come dire, questo processare questi dati, quindi individuazione dei soggetti, e questo è uno dei principi su cui si basa appunto il GDPR, dei soggetti che trattengono questi dati, li utilizzano, li cedono a terzi, per esempio, e sono obbligati, in caso di richiesta da parte dell'interessato, persino a doverli cancellare. Quindi c'è un principio su cui si basa fondamentalmente GDPR, che è quello dell'accountability, quindi della responsabilità dei soggetti, dell'individuazione della responsabilità dei soggetti, appunto, concedetemi la ripetizione, ma in questo caso ci sta, responsabili di questi dati. Quindi da un lato il titolare del trattamento, che è quello che costruisce l'architettura che deve essere compliant ai dettami del GDPR, e poi ovviamente tutte le persone, i soggetti, chiamiamoli così, che li vanno a manipolare, tra virgolette, non in senso negativo, ma che insomma hanno a che fare con questi dati, quindi poi successivamente in cascata responsabili del trattamento e così via. Ovviamente GDPR non è solo questo,
ma noi cercheremo un pochino di concentrarci su quelli che sono i principi che in qualche modo possono andare a collidere o a sposarsi con il discorso blockchain. Che cosa, quali benefici ci dà l'utilizzo del GDPR? È importante capirlo. Allora, sotto la regolamentazione del GDPR, ogni persona, almeno in teoria, può avere la possibilità di gestire i suoi dati in, come dire, secondo la propria volontà. Ecco, according to his own will, quindi secondo la propria volontà. Quindi, se il soggetto, che in questo caso abbiamo detto appunto è l'interessato, persona fisica, immette dei dati personali su richiesta di un provider di servizi e intende domani mattina revocare questo consenso al trattamento dei dati e quindi chiedere anche la cancellazione di questi dati anche in una fase successiva, GDPR consente questa opportunità, anzi direi più che opportunità, direi diritto, consente di esercitare questo diritto. E chi si trova dall'altro lato, come abbiamo detto, della staccionata è obbligato a garantire questo diritto al soggetto che ne fa richiesta. Quindi abbiamo un sistema, direi, sicuro, in cui c'è una regolamentazione specifica, in cui questa regolamentazione garantisce dei diritti al soggetto interessato e impone delle prescrizioni, quindi degli obblighi, al soggetto che diventa proprietario di questi dati. Poi capiamo adesso anche la nomenclatura di proprietà del dato, però concedetemi in questa modalità un'estensione della proprietà. Diciamo che c'è un soggetto che ad un certo punto, immaginiamo un Amazon, un Google, si trova una grandissima mole di dati e può, secondo quelli che sono le prescrizioni GDPR, quindi il consenso prestato da parte dell'interessato e tutte le procedure che impone GDPR, può però utilizzarli a proprio piacimento, quindi ci può condurre analisi di mercato, può cederli a terzi, ci si può arricchire. Ecco, diciamo che forse il business dei dati è proprio uno dei business, se non il business principe in questo contesto, in questo periodo storico. Quindi io lo considererei un proprietario di questi dati, visto che Alessandro, li abbiamo... Sì. Posso fare un commento su questo? Che certo, assolutamente. Abbiamo parlato nell'ultima lezione ed è qualcosa su cui mi piace proprio concentrarmi. In qualche modo nell'internet commerciale fino ad oggi è valso l'antico principio che possesso vale titolo, diciamo così. Cioè chi l'aveva faceva un po' col dato quello che riteneva più opportuno. E infatti siamo abituati un po' a terms of service abbastanza confusi in cui si dà una specie di consenso blank all'utilizzo dei dati a queste entità commerciali. Però questa è anche una domanda a te, ma poi un commento. Con la GDPR, il fatto che si debba richiedere un consenso specifico per ogni tipo di trattamento, che quindi non è possibile più ottenerne un consenso e poi a schiovere, diciamo così, utilizzare quel consenso per fare di tutto con i dati, questo non dovrebbe in qualche modo almeno limitare, no, la capacità di questi grandi delle tecnologie, gli Amazon, i Facebook, di poter fare quello che vogliono con i dati, almeno doverci chiedere prima di fare un'altra analisi, fare un processing che non era inizialmente consentito o da qua a terzi, via scorrendo, almeno in linea di principio, non dovrebbe essere questo il caso? Assolutamente sì, diciamo che anche da un punto di vista come dire, di casistiche concrete non sono mancate sanzioni che sono state applicate a questi giganti nell'utilizzo un pochino, chiamiamolo sprovveduto, va? Ma in realtà non è proprio sprovveduto, apparentemente sprovveduto di questi dati, direi più spregiudicato, ecco, forse non sono mancate appunto delle sanzioni anche piuttosto importanti. Poi capiamo se queste sanzioni incidono effettivamente su un ambito economico del modello di business di queste grandi società, perché avere una sanzione da qualche milione di dollari, di euro in questo caso,
per una Big Five, per esempio, può essere qualcosa di assolutamente poco rilevante rispetto ad avere una sanzione da 100.000 euro. Per una startup che invece ha erroneamente utilizzato questi dati piuttosto che in modo malizioso, ecco, quindi anche qui bisogna capire anche quanto è impattante, no, questo discorso. Certo, avere un sistema di controllo e di vigilanza, un garante della privacy, quindi degli organi preposti, sicuramente limita molto queste pratiche di abuso, ecco, chiamiamole così. Però diciamo che è un po' la guerra tra guardie e ladri, ecco, adesso senza indicare nessuno come ladro, però è un po' sempre questa dinamica in cui si cerca di spingere il più possibile su un utilizzo dei dati da parte di chi appunto li possiede in questo momento, perché gli sono stati concessi, e dall'altra parte ogni tanto si cerca di porre, come dire, il focus su queste pratiche, e a volte vengono appunto emesse delle sanzioni che in qualche modo riportano un po' tutti ad un ragionamento un pochettino più sano da questo punto di vista. Quindi sì, concordo assolutamente con te. C'è stata un'evoluzione, però è sempre un po', come dire, un po' infieri questo processo di controllo e di utilizzo dei dati. Quindi ne possono accadere, secondo me, ancora delle belle, ecco. Alessandro, andiamo avanti perché poi Sì. sono domande specifiche su GDPR e blockchain, quindi Io, insomma. ditemi se sono pesante, ma No, insomma. vai avanti, no, assolutamente. Allora, quindi abbiamo parlato di che cosa, appunto, quali benefici porta, l'utilizzo di un sistema certo come quello di GDPR. Ora dobbiamo andare ad identificare, per esempio, quali invece sono, appunto, i miglioramenti che possono essere apportati da un protocollo blockchain, dall'utilizzo di un protocollo blockchain. E non pensiamo sempre, mi permetto di fare questa piccolissima digressione, non pensiamo sempre alla blockchain come qualcosa che vive sull'iperuranio. In realtà si utilizza già adesso in molti progetti che hanno visto luce, e quindi direi non solo di start-up, ma anche di soggetti un pochino più accreditati e navigati, esistono dei veri e propri sistemi basati su tecnologia blockchain, che quindi già tutti i giorni debbono affrontare problematiche legate alla compliance con GDPR. Che cosa ci porta di buono la blockchain? Diciamo che in questo caso ogni soggetto può, attraverso la blockchain, dare ai propri dati un tasso, chiamiamolo così, di certezza maggiore rispetto a quanto si poteva ottenere prima con altri tipi di tecnologie. Perché? Perché questi dati diventano, attraverso questo processo di notarizzazione, chiamiamolo così, ecco, utilizziamo notarizzazione piuttosto che certificazione, che ha un'accezione diversa, attraverso questo processo di notarizzazione diventano incorruttibili, quindi immodificabili, sempre verificabili, e attraverso l'uso di due caratteristiche tipiche della blockchain, che sono appunto l'utilizzo di un timestamp e di una funzione di hash. Quindi un timestamp che garantisce una data certa all'immissione di questo dato, e attraverso la funzione di hash che ne garantisce l'autenticità attraverso l'impronta del dato stesso. Quindi l'impronta che viene data e trasferita su una blockchain di quello che è l'asset, quindi il dato che ci riguarda. Quindi questo connubio tra funzione di hash e timestamp ci permette di avere una qualità di questo dato attraverso questa notarizzazione decisamente superiore rispetto ai sistemi che conosciamo. Questo però ci fa incappare poi in tutta una serie di questioni che apparentemente mal si sposano con il sistema GDPR, tra le quali, come abbiamo detto, principe di tutte, quella della cancellazione del dato stesso. Ora, voglio
fare una piccola digressione, ma questo penso ne abbiate già parlato precedentemente nelle lezioni precedenti. Non è che la blockchain risolva tutti i problemi sulla qualità del dato, sulla provenienza del dato e così via. C'è un detto che è appunto il famoso garbage in, garbage out, che ci va ad indicare che se noi inseriamo all'interno di una blockchain un dato falso, un dato non corretto, un dato appunto definito garbage, quindi immondizia, sicuramente la blockchain notarizzerà, cristallizzerà quel dato immondizia, quindi non lo andrà a ripulire o a santificare come noi ci potremmo immaginare. Quindi non è importante la qualità in questo caso del dato, ma è importante la notarizzazione del dato in un'ottica di GDPR, quindi in un'ottica di rispetto di quelle che sono le norme, le prescrizioni, i principi appunto della norma. Ma la questione che noi ci andiamo a porre è proprio questa, cioè queste due entità, blockchain e GDPR, possono mai convivere? Possiamo farle convivere? Anche perché se queste due entità non riuscissero a convivere, in qualche modo GDPR ci obbligherebbe a rinunciare all'utilizzo della tecnologia blockchain. E noi, vero professor Duretto, non vogliamo rinunciare all'utilizzo della tecnologia blockchain. Quindi dobbiamo spremerci le meningi per cercare di capire come metterci nella posizione, nell'ottica corretta, nel momento in cui siamo chiamati, per la nostra tipologia di lavoro, a coadiuvare o a sviluppare dei progetti che appunto utilizzino questo tipo di protocollo. E dal mio punto di vista, secondo me possiamo identificare un paio di soluzioni. Ma prima di identificare questo paio di soluzioni, che io definisco soluzione ibrida e soluzione assoluta, andiamo a vedere in modo un pochino più specifico quali possono essere appunto questi ostacoli che ci si pongono davanti nel momento in cui vogliamo utilizzare la tecnologia, il protocollo blockchain, e però dobbiamo essere, quindi vogliamo utilizzare, ma dobbiamo essere compliant al regolamento europeo. Allora, sicuramente il primo ostacolo che noi andiamo ad affrontare qual è? Quello di individuare, come abbiamo detto, i soggetti preposti al trattamento di questi dati. Perché? Ricordatevi le figure di prima. Nelle figure di prima che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che c'erano dei sistemi, quella nera con le righine verdi, dei sistemi in cui i soggetti in modo peer-to-peer si trovano tutti sullo stesso livello, quindi interagiscono tra di loro in modo indistinto tutti allo stesso livello. Ora, se questi soggetti che convalidano, in questo caso i nodi, convalidano i blocchi, sono tutti allo stesso livello, hanno anche tutti gli stessi ruoli, quindi potrebbero essere soggetti che immettono i dati, soggetti che li convalidano, soggetti che in qualche modo li trattano, e quindi potrebbero essere nello stesso momento interessati, titolari del trattamento, responsabili del trattamento, e l'articolo 4 del GDPR a questo punto impazzisce, perché nell'articolo 4 del GDPR debbono essere identificati questi soggetti in modo netto. Perché, secondo il principio appunto generale del GDPR dell'accountability, il soggetto che va a costruire questa architettura e poi il soggetto che va a manipolare questi dati, quindi a trattare in modo pratico questi dati, deve essere responsabile di quello che fa nei confronti dell'interessato. E noi come facciamo ad identificarlo? Quindi questo è il primo vero problema che si può porre, perché l'interessato fondamentalmente non saprebbe a chi rivolgersi. Quindi ora io vi immetto tutta una serie di elementi di disturbo, chiamiamoli così, poi andiamo a vedere le soluzioni che possiamo far emergere. Quindi il primo potrebbe essere appunto questo, la difficoltà nell'individuazione dei soggetti preposti, che il GDPR invece ci impone. Poi una seconda difficoltà potrebbe essere anche quella di manifestare un consenso specifico ed inequivocabile nei confronti di qualcuno, perché il consenso va espresso nei confronti del titolare del trattamento, e in questo caso, come abbiamo detto precedentemente, abbiamo sempre una problematica legata appunto al titolare del trattamento,
perché non sappiamo in un sistema peer-to-peer orizzontale completamente decentralizzato chi potrebbe essere il titolare del trattamento. Poi, quindi in questo caso avremmo una problematica altrettanto importante da dover affrontare. Poi potremmo avere un'altra problematica che è proprio qui mi appello ai giuristi in modo preponderante, che è quella dell'identificazione, nel caso in cui insorgano dei problemi, delle controversie, di quello che potrebbe essere appunto la giurisdizione competente. Perché? Perché noi sappiamo innanzitutto, come abbiamo detto prima, che GDPR opera in un contesto europeo, ma non abbiamo la contezza che questi nodi della blockchain siano tutti ospitati in un contesto europeo, tanto per cominciare, perché un nodo della blockchain potrebbe trovarsi in Nuova Guinea. Allora, a questo punto, se noi riuscissimo paradossalmente ad identificare un responsabile, quindi il titolare del trattamento nel nodo della Nuova Guinea, cosa in questo caso ragionando con questo schema mentale è impossibile, quindi ve lo dico già da adesso, dobbiamo cambiare il mindset per andare a risolvere queste problematiche, nel paradosso poi dovremmo capire se GDPR è applicabile a questo signore della Nuova Guinea. Allora, in teoria sì, però il nodo della Nuova Guinea potrebbe creare un conflitto di norme applicabili appunto a questo sistema. Quindi anche qui abbiamo una problematica di identificazione di dove questi dati vengono trattati, dove vengono magari archiviati, perché se vengono trascritti su un blocco della blockchain in un registro che si trova appunto in Nuova Guinea, è inequivocabile che vengono trascritti in Nuova Guinea. Quindi abbiamo un problema appunto di individuazione del luogo dove questi dati vengono anche storizzati. E quindi avremo, o dove vengono divulgati, eccetera, eccetera. Quindi avremo un'altra problematica, secondo appunto quanto previsto da altri articoli, nello specifico articolo 45 del GDPR. Poi abbiamo, come abbiamo detto, uno dei problemi principi, che è appunto quello di avere accesso a questi dati, ma non solo per la verifica, come può essere appunto svolto facilmente attraverso un sistema di protocollo blockchain, ma anche per la loro modifica o addirittura cancellazione di questi dati. Perché? Perché, come abbiamo detto, il sistema stesso ne impedisce la modifica e la cancellazione e ne fa una virtù del sistema stesso. Quindi o decidiamo da un lato di andare ad abbandonare un sistema virtuoso che ci permette di avere dei dati immutabili, incorruttibili, censorship resistant, quindi contro qualsiasi tipo di censura, inalterabili, inacherabili, direi indistruttibili, perché se viene meno un nodo basta che rimanga un nodo attivo, è sufficiente che rimanga un nodo attivo perché questi dati vengano conservati ad libitum nel tempo. Dovremmo rinunciare a tutta questa schiera di elementi innovativi e assolutamente di pregio per applicare il GDPR. Quindi lo sforzo che ci si richiede in questo momento, che si richiede ai giuristi, è quello di trovare una soluzione che sia il più possibile complementare. Lo sforzo che si richiede ai giuristi dall'altro lato, ossia i giuristi che hanno promulgato, emesso, studiato prima questa norma, e le autorità di controllo, è quello di essere malleabili, diciamo di avere una mentalità aperta nell'applicazione, nell'accogliere questo tipo di tecnologia e i principi che questo tipo di tecnologia può apportare. Quindi questo problema, articoli 16 e 17, rettifica, cancellazione, che caratterizzano appunto un punto dolente del rapporto tra blockchain e GDPR, sono uno degli elementi che debbono essere e che sono oggetto in questo momento di particolare discussione, che debbono essere affrontati in modo molto serio per poter rendere complementare la tecnologia al sistema. E adesso andremo anche a vedere quale potrebbe essere una soluzione. E un ultimo spunto che vorrei appunto identificare in mezzo, nell'ambito di questi
pain points, chiamiamoli così, di congiunzione tra la tecnologia che stiamo appunto portando sul palmo di mano e la normativa che in qualche modo ci frenerebbe l'utilizzo della tecnologia stessa, è quello di legato al principio della privacy by design e della privacy by default, che fanno parte appunto di quanto viene identificato all'interno dell'articolo 25 del GDPR, che in qualche modo ci dice che questi sistemi in cui vengono trattati, utilizzati questi dati, debbono essere a monte, nel momento in cui viene costruito il sistema, debbono essere già architettati, quindi previsti tutta una serie di elementi che rendano appunto il sistema complementare alla legge nel rispetto dei principi stessi. Ora, chiaramente, con chi fa questo mestiere dal punto di vista della costruzione di sistemi in blockchain, questo non è altro che un incoraggiamento più che come dire, un pain point. Perché? Perché il buon project manager che cosa fa? Costruisce un sistema andando già ad identificare a monte, pur sempre in modalità agile da startupper direi, però andando ad identificare a monte tutta l'architettura di quella che potrebbe essere appunto lo sviluppo del progetto stesso, in modo tale da rendere già evidenti quelle che possono essere delle criticità ed andarle a affrontare già in fase di progettazione. Quindi, nel momento in cui andiamo ad utilizzare questi dati, è necessario che chi costruisca questa infrastruttura si attenga a quelli che sono i principi appunto di privacy by design e privacy by default. Ora però dobbiamo anche capire un'altra cosa che è decisamente importante in questo ambito. Il GDPR ci impone tutta una serie di pratiche, chiamiamole così, legate appunto al trattamento dei dati. Pratiche che possono essere appunto la pseudonimizzazione dei dati stessi, quindi rendere questi dati non direttamente, chiamiamoli intellegibili, ecco, quindi identificabili, ma mascherandoli in un certo senso in modo tale da non renderli riconducibili all'identità del soggetto che ha prestato il proprio consenso. E oltre alla pseudonimizzazione è necessario che questi dati vengano anche minimizzati, quindi per la finalità del trattamento che è stata espressa da parte del soggetto appunto titolare del trattamento, questi dati devono essere utilizzati nella misura minima possibile. E quindi anche questo è un altro elemento che deve poi essere tenuto in considerazione nel momento in cui si costruisce un sistema basato su blockchain. Ora, questi due elementi, quindi pseudonimizzazione e anche anonimizzazione del dato stesso, e quindi creazione di una frattura, diciamo così, tra il soggetto che l'identità del soggetto che immette il dato e il dato stesso, può, da un certo punto di vista, a livello interpretativo, essere, come dire, compliant utilizzando una blockchain attraverso il sistema, compliant al GDPR, attraverso un sistema di crittografia simmetrica. Ora, io sono un avvocato, non sono un tecnico, ma la crittografia simmetrica ci insegna che si basa appunto su un duplice sistema di chiave pubblica e chiave privata, in cui il soggetto che immette il dato con una chiave pubblica lo fa leggere da un altro soggetto che utilizza la chiave privata. Quindi chiave pubblica e chiave privata interagiscono, ma il soggetto che detiene la propria chiave privata non immette un dato utilizzando la propria chiave privata, perché altrimenti andrebbe a creare un flusso diretto e non interrompere appunto questo flusso di dati tra i soggetti interagenti. Questa è un po' una garanzia, tra l'altro garantita appunto dalla crittografia, che permette di sorreggere il sistema della blockchain in una sorta di trasparenza della transazione, ma di anonimato del soggetto. E questo ci permette di essere, almeno dal mio punto di vista,
il più possibile compliant a quello che è il discorso della irriconducibilità del dato al soggetto, appunto, in questo caso interessato, che è emittente il dato stesso. Da un altro punto di vista, per quanto riguarda il discorso della minimizzazione, possiamo anche identificare come un processo di minimizzazione il fatto che si utilizzi l'hash, quindi la funzione di hash, per andare a trascrivere sulla blockchain non il dato nella sua interezza, ma una impronta del dato, quindi una minimizzazione del dato stesso, appunto su questo registro. Questo è questa pratica, appunto, che è ovviamente alla base del sistema blockchain. Dal mio punto di vista potrebbe essere complementare, quindi ben sposabile con quello che è il principio di minimizzazione che ci viene imposto dal GDPR. Quindi abbiamo anche identificato in modo abbastanza rapido, senza scendere nel dettaglio tecnico e tecnologico, quelli che possono essere appunto due principi che debbono essere rispettati e che, secondo il nostro punto di vista, possono essere rispettati utilizzando gli strumenti che abbiamo in casa, quindi gli strumenti che la blockchain ci mette a disposizione. Ora, per quanto riguarda il discorso della cancellazione del dato, e quindi il diritto al famoso diritto all'oblio di cui si parlava in una prima stesura del GDPR, dobbiamo fare un ragionamento diverso. Dobbiamo fare un ragionamento diverso perché è innegabile che sia un hash o che sia un dato intero, che quel dato su una blockchain non è possibile cancellarlo. Quindi a questo punto ci dobbiamo porre delle domande a livello interpretativo. Se questo dato, che non è possibile cancellare, diventasse inaccessibile e quindi si perdesse lì, rimanesse trascritto in un registro ma non fosse più accessibile da nessuno, varrebbe come cancellazione del dato stesso? Diciamo che GDPR non dà una definizione netta e ben identificata di quella che è la cancellazione del dato stesso. Non definisce il concetto di erasure del dato. Quindi ci sentiamo un po' liberi da questo punto di vista di forzare un po' la mano, ma neanche troppo, andando ad identificare come una best practice il fatto di poter distruggere appunto la chiave crittografica che consente l'accesso a questo dato per poterci rendere compliant a quello che è appunto il principio sancito da GDPR di poter l'interessato cancellare, quindi avere diritto alla cancellazione del dato che è stato immesso in qualsiasi momento. Quindi da questo punto di vista questa anche potrebbe essere una soluzione. Ora andiamo a vedere le soluzioni dal punto di vista dell'architettura che abbiamo identificato. Ovviamente noi con Block stiamo facendo degli studi da questo punto di vista, essendo un discorso molto aperto, e abbiamo delle posizioni che in qualche modo vogliamo condividere con gli studenti, con voi professori, e che vi portiamo in questa sede. Allora, un primo sistema, che potrebbe essere quello più facile da gestire, potrebbe essere un sistema misto, come noi abbiamo considerato, quindi ibrido, in cui abbiamo una parte centralizzata di database e una parte di blockchain, quindi che utilizza la blockchain. Quindi una possibile soluzione è usare un database off-chain di Amazon, di eBay, di Google, di Pincopallo, che raccoglie questi dati, li va a storizzare, quindi li va ad archiviare, e si prende cura di loro e della loro circolazione, così come succede nel mondo attuale, in cui un soggetto è padrone del database, diventa titolare del trattamento di questi dati, utilizza appunto dei responsabili del trattamento, e questi dati fanno capo ad un soggetto sempre identificabile, che ne è appunto responsabile secondo il principio dell'accountability. Ovviamente in questo caso ci sono soggetti che sono identificati come preposti al controllo di questi dati.
La blockchain in questo caso potrebbe essere utilizzata per notarizzare attraverso la funzione di hash alcune parti di questi dati, magari pseudonimizzati. La funzione di hash stessa già potrebbe pseudonimizzare questi dati, o addirittura dati disaggregati, o addirittura dati crittografati, dati non mi viene la parola in questo momento, abbiamo detto insomma, dati che non sono riconducibili direttamente all'identità del soggetto. Purtroppo l'età avanza e qui ogni tanto le parole sfuggono. Capiamo però. Anonimi, esatto, anonimizzati, perdonami, ma guarda, c'è una parola banale che avevo detto 3 secondi prima. Comunque, grazie per il suggerimento dal gruppo, dalla regia. Esatto. E quindi diciamo che la blockchain viene utilizzata per notarizzare. Sicuramente è una best practice, quindi è un sistema che garantisce maggiore sicurezza, è un sistema che ci dà l'opportunità mantenere appunto questa impronta su registri distribuiti che in qualche modo non sono hackerabili, che possono resistere a distruzioni, che insomma ci concedono una garanzia in più rispetto al sistema del database centralizzato. Però dal nostro punto di vista, insomma, non è proprio il massimo. Se utilizziamo poi una blockchain, perché dobbiamo capire anche se utilizziamo una blockchain permissioned o una blockchain permissionless, perché se utilizziamo una blockchain permissioned, ovviamente abbiamo già un'antitesi che i puristi non ci farebbero passare, sulla quale chiudiamo un po' un occhio, noi che siamo un pochino più open mind, un po' più aperti, ma avremo un DLT o una blockchain, chiamiamola così, in cui c'è la possibilità di identificare un soggetto titolare del trattamento, perché è il soggetto che gestisce questa blockchain. Si può fare in un sistema decentralizzato, in un sistema decentralizzato ma non distribuito, non interamente distribuito. Quindi in questo caso andremo ad utilizzare la tecnologia blockchain, quindi, o comunque la tecnologia DLT, concedetemi questo termine, per avere dei vantaggi e utilizzare quelli che sono ed essere compliant a quelli che sono alcuni elementi del GDPR che in qualche modo dobbiamo assolutamente rispettare. Quindi utilizzare una blockchain permissioned potrebbe essere lo step successivo rispetto al database che noi conosciamo attualmente, in cui potrebbero essere appunto validati alcuni dei principi, rispettati alcuni dei principi che vengono identificati in modo chiaro all'interno di GDPR. Ora, chiaramente, per noi che siamo un po' visionari e un po' più avanguardisti da questo punto di vista, questa soluzione, che è abbastanza in voga e sposata dai grandi player del mercato, che cercano in qualche modo di mantenere sempre l'egida su questa tecnologia, non sposando un discorso di distribuzione e quindi di apertura totalmente permissionless della tecnologia stessa, genera un pochino di, come dire, di dubbiosità. Ecco. Perché? Perché secondo noi ci sono delle soluzioni che possono essere decisamente migliori rispetto a quella di un database che sia anche blockchain, che però fa capo ad un soggetto unico, quindi o a un pool di soggetti che in qualche modo ne vanno ad identificare la governance, chiamiamola così. Mi viene da dire, vi lancio questo, come dire, questa provocazione, che un po' quando si parla di progetto EBSI e anche in Italia di progetto IPSI, in cui si parla di evoluzione attraverso l'utilizzo di blockchain di processi, soprattutto nell'ambito amministrativo e quindi della gestione dello Stato in genere, vengono poi identificati dei nodi con soggetti trusted, definiti trusted, che nulla hanno a che vedere con quella che è la distribuzione
in modalità totalmente permissionless, che forse dovrebbe essere un po' più consona a chi fa parte e costituisce lo Stato, che è poi il cittadino stesso. Quindi il patrimonio dello Stato, lo Stato stesso è il cittadino e dovrebbe avere egli stesso il controllo e non dei nodi trusted, il controllo di un database e di una blockchain che va ad assolvere a questi compiti. Piccola digressione su progetto EBSI e progetto IPSI, che sono appunto. Interessante. Vai, vai. Ti facciamo poi. Sì, e poi avrai preso appunti sulle domande e sugli anatemi da inviarmi. Ovviamente noi verremmo tutti deportati su qualche pianeta lontano per le nostre elucubrazioni avanguardiste. Come potremo pagare le transazioni solo con Dogecoin? Quindi. Esatto, però ti devi fare poi il cane perché altrimenti sei ammesso. Quindi, andando verso la conclusione. Che cosa abbiamo ipotizzato? E qui adesso Mirko sarà sobbalzato dalla sedia, il professor De Maldè, sarà sobbalzato dalla sedia. Abbiamo ipotizzato una soluzione che invece, dal nostro punto di vista, ci dà tutto un altro point of view della questione, quindi un'altra visione di quella che potrebbe essere l'approccio anche compliant a GDPR. Perché dobbiamo cambiare completamente la nostra mentalità. Ci vengono a raccontare, e qui adesso andrò in un'altra galassia, quindi verrò deportato in un'altra galassia. Ci vengono a raccontare che i nostri dati, che come abbiamo detto sono il nostro tesoro principale, possono essere in un sistema di self-sovereign identity, così come ce la vogliono raccontare, possono essere gestiti da noi stessi in modo autonomo e, diciamo, on demand rispetto ai grandi provider, ossia. Nel momento in cui il provider ci chiede di avere accesso ad un dato, noi glielo facciamo visionare, quindi glielo facciamo verificare on demand e poi successivamente lo tratteniamo nel nostro sistema, quindi nel nostro wallet, non concedendogli più quella famosa possesso vale titolo, proprietà, chiamiamola così, che oggi esercita avendo lui il database dei nostri dati. Quindi gli concediamo semplicemente una verifica del dato. Sei Mario? Sì, sono Mario, a posto. Sei laureato? Sì, sono laureato, a posto. Vuoi esprimere il consenso perché? No, io non esprimo più nessun consenso. Sei tu che vieni da me, mi chiedi se puoi utilizzare questo dato in questo modo, io te lo faccio utilizzare in questo momento e poi me lo ritengo nel mio wallet il dato. Punto. Ora, questo è un sistema di self-sovereign identity, ma chi sono i player della self-sovereign identity? Oggi. Il messaggio che viene trasportato, viene trasfuso all'interno di questo sistema è che abbiamo bisogno di un intermediario. E cominciamo ad avere come dire, dei dubbi sulla effettiva accezione di self-sovereign identity. Perché se ho bisogno di un terzo soggetto che garantisca per me, non mi sento molto self e neanche molto sovereign in relazione alla mia identità. E chi è questo soggetto? È un ID provider, un trusted service provider che attraverso l'immissione di credenziali verificate da lui ci permette di spenderle. Quindi diventa un po' una sorta di posso spendere le credenziali che lui mi ha dato. Ossia, se adesso si parla di passaporti vaccinali, no? Se mi hanno fatto il vaccino, mi mandano il QR code con il certificato vaccinale, lo inserisco all'interno del mio wallet e lo posso spendere on demand tutte le volte che è necessario. Ma in questo caso io non mi sono attribuito un'identità, mi è stata data una credenziale, in questo caso verificata, di vaccinazione che posso spendere. Mi sta benissimo, ma stiamo parlando di verifiable credential che possono essere spesi in alcuni contesti. Allora, il sistema di un trusted, che questo lo sa bene il professor De Maldè nell'ambito della sanità, ovviamente non può essere demandato al soggetto che si auto attribuisce qualcosa. Quindi è giusto che ci sia un service provider terzo, come può esserlo in ambito universitario, l'università stessa che ti fornisce il diploma di laurea. Ma nel momento in cui però
io devo fornire un dato personale, cioè devo dire se sono maschio o femmina, se sono bello o brutto, se sono politicamente esposto in un certo modo, se sono omosessuale o eterosessuale, e quello lo devo determinare io. Non posso farlo quando sono nato, come mi chiamo, quelli sono dati che devo determinare io. Allora, sembra un'idea così peregrina, no? E paradossale, ma immaginatevi domani mattina dal 1 gennaio del 2021, infatti su questo progetto ci stiamo lavorando con Block, lanciando una call per amministrazioni locali e comunità, magari all'inizio più piccoline, di testing. Immaginate che domani mattina, 1 gennaio 2022, invece di andare all'anagrafe a registrare la nascita dei nostri figli, noi attraverso un terminale, un device, magari in una fase iniziale alla presenza di due testimoni, l'ostetrica che ci ha fatto nascere il figlio e l'infermiera, inseriamo questo dato su una blockchain pubblica permissionless. Quindi nostro figlio si chiama Mario Rossi ed è nato il giorno X. Ho un timestamp, un hash, sempre verificabile. Ora, che cosa ci interessa a noi di questo dato? Ci interessa che il dato venga, sia sempre verificabile dal soggetto che vi interagisce. Non ci interessa di andare a discutere se il nostro figlio si chiama Mario Rossi o Antonio Rossi o Giovanna Rossi. L'importante è che lo sia sempre. Ora, nel momento in cui viene attribuita questa identità, il giorno in cui la attribuiamo, quindi anche con un timestamp, noi utilizziamo la blockchain per condurre un processo virtuoso in cui siamo titolari, ma non solo, siamo i generatori dei nostri dati. Quindi, se noi andiamo a dividere i dati che possiamo generare noi e i dati che invece possono essere accorpati alla nostra identità che abbiamo generato, quindi quelle famose verifiable credential. Sei l'università? Benissimo, mi sono laureato? Mandami il certificato di laurea. Sei la ASL X? Mandami il certificato vaccinale. Io lo andrò, come vedete nelle slide, ad andare ad inserire nel mio personal wallet, quindi nel mio wallet documentale, che da un punto di vista tecnico può essere costituito da un token complesso, in parte non fungible e in parte fungible, e oggi è possibile creare questi items, in cui utilizzo il protocollo blockchain, in cui io sono, e ci attacchiamo al discorso GDPR, io sono l'interessato, ma sono anche il titolare del mio trattamento dei dati, sono anche il responsabile del mio trattamento dei dati e non devo più demandarlo a terzi, se non on demand, nel caso in cui in quel momento il dato viene circolarizzato da parte mia. Alessandro, andiamo un po' alla fine perché poi siamo veramente in chiusura. Scusate, volevo che... No, ma poi il tema è che la digressione tua anche da giurista è fine, però vorrei anche arrivare un po' a una serie di quesiti che durante il corso i ragazzi ci hanno fatti. Ad esempio, noi abbiamo introdotto il DL del 2018, per cui uno smart contract, qualsiasi atto, per esempio, di compravendita di bene mobile o immobile fatto con uno smart contract in blockchain, poteva avere o meno valore legale. Ricordo una domanda fatta da una studentessa un paio di mesi fa: se oggi lei l'acquisto della propria casa la registrasse in blockchain, se poi fosse spedibile verso terzi. Quindi una domanda che ti faccio più in ambito tuo giuridico per farci anche un punto su questo, se è possibile sintetica. Ah, molto sinteticamente. Aspetta, senta, e poi c'è una seconda domanda, sicuramente anche qui sul tema dei non fungible token e quant'altro, e l'utilizzo o meno degli stessi compatibile con l'identità digitale. Cioè, banalmente, quanto lo pseudo-anonimato riesce a coprire l'identità realmente di chi ha il non fungible token? Io penso a tutti quelli che stanno facendo acquisti anonimi di NFT nel mondo artistico, progetti che stiamo seguendo. C'ho una ragazza che poi ci ha mandato adesso una domanda, così iniziamo poi anche sul trattamento dei dati. E se vuoi iniziare sulla prima, però mi raccomando proprio poco, guarda, poi vado alla domanda della studentessa. Luca, guarda, un minuto solo per concludere le slide e poi... Sì.
rispondiamo. Quindi abbiamo detto, concludendo il discorso, una soluzione possibile che noi ci auspichiamo è proprio quella di una assoluta self-sovereign identity, in cui abbiamo un personal wallet, abbiamo un non-fungible identity, quindi ritorniamo al discorso non-fungible token, in cui appunto quell'univocità che c'è tra il soggetto, tra l'identità e la spendibilità della stessa, sempre verificabile, con un non-fungible token potrebbe essere esperita. A questo non-fungible token lo andiamo a incapsulare in un sistema complesso con un token fungibile che può invece essere interattivo con l'esterno e quindi inglobare verifiable credential, in modo tale che anche esse possano essere racchiuse all'interno del wallet. Andiamo ad eliminare gli intermediari. Quindi il processo di compliance tra, concludendo, tra blockchain, protocollo blockchain, GDPR, sappiamo, abbiamo capito che è ancora in costruzione, però non è impossibile, è assolutamente dal nostro punto di vista possibile. Quindi lo dobbiamo fare insieme, questa è la cosa importante, e mi sembra che dalle domande che sono state fatte in genere questa risposta già ci sia, cioè gli studenti sono pronti assolutamente ad affrontare questi temi. Noi confidiamo su di loro, ma poi non solo. Ok. Allora, ovviamente qui ci sono i riferimenti di Block, il mio personale all'interno di Block, ci potete seguire su LinkedIn, dove abbiamo una pagina dove facciamo sempre aggiornamenti costanti a tema verticale su blockchain, anzi cliccate segui così avete sempre gli aggiornamenti della rassegna stampa che esce 2 volte a settimana, è un impegno, però la divulgazione, sì, come ci teniamo sempre a dire con il professor Duretto, il professor De Maldè, è fondamentale per creare cultura in questo ambito. Assolutamente. E andiamo alle domande. Allora, la prima domanda, abbiamo detto se possiamo trascrivere un atto, sì, di compravendita immobiliare, quindi, sì, stiamo parlando di un immobile, in una blockchain, e la risposta è sì, lo possiamo trascrivere, ma il tema non è se lo possiamo o meno trascrivere, ma è se ha un valore probatorio, o meglio ancora, se è opponibile ai terzi. Certo. Perché? Perché sappiamo, come voi ci insegnate, cari studenti di giurisprudenza, che il tema centrale dei registri immobiliari non è tanto la validità del contratto stesso, ma è l'opponibilità ai terzi. Perché si trascrive un contratto su un registro immobiliare? Perché in questo modo si genera una data certa a partire dalla quale quella trascrizione è opponibile a chiunque vada a manifestare un proprio diritto in merito a quell'immobile, quindi un diritto di proprietà. Cioè, se io ho trascritto prima di Mario, ovviamente sono io il proprietario dell'immobile. Quindi garantisce la prova che quell'immobile sia mio. Okay. Ora, qui c'è un problema di firme. Certo. C'è un problema di firme perché ad oggi la blockchain, quindi l'utilizzo del protocollo blockchain come sistema di firma digitale identificato attraverso le linee guida dell'AGID in riferimento a quello che è l'articolo 8 ter del, appunto, del decreto semplificazioni convertito nella legge 12 del 2019, che ci indica appunto attraverso la nomenclatura l'esistenza delle DLT, adesso non ci addentriamo, e degli smart contract, e che ci impone di individuare i soggetti. Attraverso l'utilizzo di blockchain questi soggetti possono essere individuati in modalità compliant a quello che potrebbe essere appunto l'utilizzo di una firma elettronica, però non ha in questo momento i requisiti della firma elettronica qualificata, che è quella che ci permette di dare la, sì, stessa equivalenza di pubblicità. Grazie. Allora, abbiamo una domanda da parte di una studentessa, Clelia. Preferiremmo che te la dicessi direttamente a voce, quindi magari Clelia, hai abilitato il microfono. Vai, Clelia. Lo so. Aspetta un attimo. Prego, prego, Clelia. A parole tue. Sì, no, un attimo che probabilmente... Salve, non so se si sente bene. Sì, sì, vai Clelia, si sente, prego, prego. Allora, io ero interessata a conoscere quale fosse il confine tra chiusura del blocco e trattamento dei dati. Quindi, in altri termini,
il trattamento dei dati termina tecnicamente con la chiusura di ciascun blocco o è continuo? Cioè, nel momento in cui si chiude il blocco X e viene codificato, successivamente si continuerà a parlare comunque di trattamento dei dati, oppure non ha più senso? Cioè, è vero che il blocco X è chiuso, però comunque poi resterà linkato al blocco precedente e al blocco successivo per il meccanismo di hashing. Giusto, va. Domanda. Vado io? Sì, sì, certo. Dal mio punto di vista, no, con la chiusura del blocco non ci esimiamo, se fossimo i titolari del trattamento, a quelle che sono le prescrizioni del GDPR, perché comunque nel momento in cui viene chiuso il blocco rimane fisicamente all'interno di un registro di cui io sono responsabile. Quindi anche se fosse semplicemente una storizzazione, quindi un'archiviazione all'interno del blocco, GDPR ci dice che noi siamo responsabili anche dell'archiviazione del dato stesso, e quindi, e se domani mattina, come abbiamo detto, ci venisse chiesto di cancellarlo, saremmo ancora responsabili perché dovremmo garantire il diritto alla cancellazione di quel dato. Quindi la risposta è no. Ok, lascio la parola a Mirko De Maldè. Mirko? No, intanto vediamo se ci sono altre domande dagli studenti, domande, commenti, idee, non devono essere necessariamente domande, ecco. Si può anche aprire un piccolo dibattito con Alessandro su quanto abbiamo visto, quindi volevo un attimo incoraggiare gli studenti. Abbiamo visto anche durante l'ultima lezione, abbiamo parlato sia di modelli innovativi di gestione dei dati, cooperativi dei dati, l'importanza dei personal data account, il ruolo che gioca la blockchain, abbiamo parlato di sovereign identity, abbiamo parlato di identità negativa, come poi ci ha raccontato Alessandro Liani stamattina, quindi il fatto di poter on demand dare soltanto il piece of information che è necessario per una specifica attività, e quindi quanto questo cambia, no? Evolve un po' il modello che abbiamo invece attualmente, dove il dato in effetti noi non lo controlliamo, non lo vediamo, non sappiamo neanche chi viene estratto. Quindi io vorrei capire intanto se ci sono domande o commenti di qualunque natura su questo tema, che appunto è abbastanza dirompente e di come dire, visione di lungo termine di come potrebbe cambiare, non è detto, il mondo digitale, ma anche il mondo reale. Quindi volevo capire se c'erano un po' commenti su questo, perché è un tema appunto di grande rilevanza, non soltanto sembrerebbe, no, un tema filosofico, Alessandro, invece è poi come nel futuro gli utenti interagiranno con internet, con i servizi online, con i servizi offline, perché poi c'è una convergenza tra reale, virtuale, diciamo, digitale, e quindi con queste sensorie... Tutto l'onboarding. Certo, quindi la creazione... quindi superamento di questo modello un po' ormai già adesso sembra un po' medievale, dei username e password, qualunque servizio online o anche servizi, per esempio car sharing, scooter, cose, ti chiedono ogni volta che devi registrare, ogni volta devi dargli le stesse informazioni, per non parlare dell'interazione con la pubblica amministrazione, e quindi c'è un modello in effetti che promette di semplificare molto queste modalità, e quindi di rendere tutta l'interazione con il mondo circostante più fluida, sia esso digitale o reale. Quindi su questo anche soltanto domande, curiosità, commenti da parte degli studenti sarebbero benvenute, altrimenti sequestro l'avvocato Liani e ci facciamo una dottissima conversazione fra di noi sulle tematiche che ha appena toccato, che sono di grande interesse. Sul tema GDPR, se andiamo a vedere anche gli orientamenti europei in questo momento, è corretto le conclusioni del seminario, cioè non possiamo dire se è stato risolto banalmente con una soluzione off-chain o on-chain, perché è ancora in discussione anche a livello europeo. No, cioè, vedo c'è una mano alzata di Susanna Muratori, vorrei approfittare di questa. Susanna, anche prendere la parola, Anche Matteo. Sì, aprite i microfoni, se volete anche il webcam, Susanna, non vediamo. Webcam. Diventa più interattivo e umano, altrimenti sembra di parlare con i chatbot. Noi siamo proprio tra quelli che stiamo contando i giorni per spegnerlo sul sistema. Prego, Susanna. Allora, Susanna, palesati. Dovrebbe riuscire a...
Vediamo Susanna, non riesci, non so se Susanna sente, non hai... Susanna, vai. Forse non gli funziona il microfono. Ok, scrivi. Allora, sentiamo. Intanto Matteo magari riesce invece a intervenire a voce, voce o anche video se volete. Non so se mi si sente, che sto purtroppo col telefono giù, quindi la connessione non prende benissimo. Poi Matteo, c'è una cosa per Alessandro. Matteo è un nostro tesista. C'ha un progetto Ciao Matteo, buongiorno. su un'evoluzione del fantacalcio utilizzando i token, che è una cosa per noi anni 80. Va bene, prego Matteo. Volevo fare una domanda allora, se la nascita delle, anzi lo sviluppo delle applicazioni decentralizzate può rappresentare il primo passo verso poi una, come dire, una maggiore diffusione di questo trattamento dei dati individuale, oppure se è, come dire, lo sviluppo iniziale di questi trattamenti dei dati individuali che invece può rappresentare una maggiore spinta per la nascita poi delle applicazioni decentralizzate, tenendo comunque anche in quell'ambito sì, poi quindi si andrebbe a gestire una grande quantità di dati anche in merito appunto all'utilizzo di quelle applicazioni specifiche. Ok, domanda intelligente, interessante questa. Prego. Alessandro, vai alla risposta. Allora, secondo me vado proprio molto veloce su questo Sì. punto. Secondo me la cosa importante che colgo da questa domanda molto intelligente è capire un po' qual è l'approccio. Cioè, qui si parla di mole di dati, no? Ma la mole di dati fino ad oggi è stata appannaggio di pochi soggetti. Quindi, secondo me un'inversione di tendenza in cui il dato rimane nella disponibilità assoluta del soggetto emittente, quindi come abbiamo detto prima, il soggetto di cui appunto che produce la propria identità, che produce le proprie credenziali, eccetera. Il problema non si pone più perché viene distribuito, come giusto che sia, tra tutti i soggetti della popolazione, quindi gli individui. E non finisce più in aggregazioni all'interno di database di soggetti centralizzati. Quindi è un falso problema. Questo genererà sicuramente un accrescimento, dal punto di vista del mainstream, quindi numerico, delle applicazioni decentralizzate. Sì, voglio ringraziare anche io Matteo per questa domanda che è molto in realtà, no? Ci pone una riflessione su come si diffonde, ogni, in effetti, quali sono i modelli di diffusione delle innovazioni anche di questo tipo di progetto, no? Quindi se domani avremo una diffusione sempre maggiore di decentralized application basate su protocolli distribuiti che ci offriranno, no? By design, diciamo così. Sin dall'inizio, il fatto che noi saremo comunque titolari dei nostri dati quando interagiamo con quelle applicazioni, a differenza di Facebook, che invece i dati se li prende e basta, no? Allora magari si creerà una cultura in cui l'utente di internet, il cittadino medio, comincia a capire che i dati in realtà li sta gestendo, no? In maniera autonoma, e quindi allora emergeranno come bisogno della società questi modelli di self-sovereign identity per rispondere a un'esigenza che si è venuta nel frattempo a generare. Quindi se verranno prima i protocolli di self-sovereign identity che ci consentiranno di interagire con queste decentralized application, oppure saranno le decentralized application a insegnarci a prenderci cura dei nostri dati in modo autonomo. È difficile predirlo, ma in effetti o uno o l'altra sicuramente vedremo, insomma, saranno necessarie per diffondere poi questi modelli innovativi di gestione dei dati molto diversi da come abbiamo finora fatto con le big tech alla Facebook, Amazon e Google, che invece i dati si riprendono e basta. Passiamo alla domanda di Susanna, non so se lei intanto ho potuto Infatti. risolvere prima del microfono, ma intanto gliela chiudo. Leggi tu, prego, prego. Volevo sapere se ci sono degli stati anche al di fuori dell'Europa che sono interessati a sviluppare la seconda soluzione che proponeva della self-sovereign identity o tentativi di applicazione reale. Alessandro, hai commenti su questo? Allora, diciamo che c'è una call aperta, un dibattito aperto sulla self-sovereign identity a livello europeo. È un tema, come dire, direi
avanguardistico da questo punto di vista nell'ambito della tecnologia blockchain, però è un tema su cui anche le istituzioni si stanno rendendo molto attente. Ora, il problema è sempre quello di base, che è un problema culturale, di impostazione. La self-sovereign identity è un sistema per dare empowerment ai cittadini. Quindi ci troviamo di fronte, e qui non basteranno più le galassie per la deportazione, forse in qualche altro posto, è un sistema in cui l'establishment dello Stato, degli stati nazionali, si trova a dover, come dire, interagire con una modalità in cui perderebbe la sovranità da questo punto di vista, soprattutto sulle informazioni, che sono il dato più importante, no, in questo momento, ma sui cittadini in qualche modo. Quindi ci troviamo di fronte ad un contrasto tra establishment, che come sappiamo vuole sempre comunque gestire, avere la governance di questi processi, accostato ad un sistema decentralizzato dove la governance diventa assolutamente decentralizzata e diventa democratica. Sì, su questo anche questo molto, molto interessante. Io, Alessandro, facevo vedere un po' che ci sono esempi reali, c'è la Sovereign Foundation, ci sono una serie di iniziative, almeno da un punto di vista di iniziativa privata, per sviluppare, no, modelli innovativi di self-sovereign identity, o comunque identità co-gestita dagli utenti, no? Che però poi deve, in realtà poi gli stati nazionali invece stanno seguendo una linea, quella dei vari speed del caso. Ti volevo aggiungere una cosa, scusami, sì, se sì. Vai, vai, vai. Mirko, in realtà è proprio questo il tema, il grimaldello, diciamo la bacchetta un po' magica che stanno utilizzando appunto i governments, è proprio quella di utilizzare gli standard, di imporre gli standard. Se io impongo uno standard, ovviamente l'ho generato io lo standard, sei obbligato ad utilizzare il mio sistema. Nel momento in cui io vado fuori standard, perché self-sovereign identity diventa abbastanza fuori standard rispetto alle DID, no, alle decentralized identity di cui si sta ancora discutendo, a quel punto si va a generare un people empowerment, quindi una possibilità di dare più potere alla gestione diretta da parte dei soggetti. Quindi lo standard è un po' la pistola puntata contro il people empowerment. Invece c'è una parte finale, la vorrei dedicare io su un tema che so che tu ami tanto, ci hai fatto tanti convegni e forse ci scriveremo un libro insieme, questa è una proposta, ed è il concetto di trust. Quindi sollevo, c'hai solo 5 minuti, non facciamo come i soliti, no, scherzo, nel senso che ben si sposa col discorso dei dati. Allora, abbiamo detto che... Cioè, prima di iniziare mi piaceva capire da te, ma perché lo volevo trasferire ai ragazzi, perché una delle cose più rare in questo momento nel panorama italiano è avere avvocati o giuristi che sanno parlare di tecnologia blockchain, perché ne capiscono i tre concetti base d'uso, di cui per me fondamentalmente il primo è il trust, no? Il professore De Maldè nella sua parte ha tante volte parlato, quindi volevo capire anche da te, nella parte giuridica, trust, ci faremo un seminario all'inizio del prossimo corso, l'anno prossimo, nuovo concetto di fiducia che dà la blockchain, a prescindere dal fatto del GDPR, che sicuramente è un tema importante, però per me è centrante il trust. Vai, a te. Beh, allora, io sono d'accordissimo con quello che hai appena detto, caro professor Gianluca Duretto, io e te ci troviamo sempre molto allineati da questo punto di vista. Io direi che la parola che va a braccetto con il concetto di trust all'interno dell'ecosistema blockchain è disintermediazione, è proprio la disintermediazione del trust, ossia vi faccio degli esempi, diciamo che se ci fossimo incontrati io e il professor De Maldè prima del 1900, io mi avrei allungato la mano, avrei detto piacere, sono Alessandro, e Mirko De Maldè mi avrebbe detto piacere, io sono Mirko, e ci sarebbe bastato, saremmo stati soddisfatti di questa nostra presentazione, una fiducia molto diretta. Dopo il 1900 abbiamo cominciato ad essere un po' più scettici sulle nostre identità, quindi se io avessi detto
Piacere, sono Alessandro. Lui mi avrebbe detto: ma sì, sono Alessandro, ma sei sicuro che sei Alessandro? E allora avrei dovuto necessariamente dimostrare di essere Alessandro attraverso che cosa? Attraverso l'utilizzo di un documento. Il documento è l'esempio tipico dell'intermediazione della nostra identità, in questo caso quindi del nostro dato. Mi affido ad un soggetto che oggi con le firme elettroniche è diventato il Trusted Service Provider, tra l'altro, no? Ma che poteva essere l'anagrafe dove scrivevano a penna nel comune di Canicattì il nome del nato, no? E quindi rilasciavano il certificato, la carta d'identità. In questo caso noi ci siamo affidati e ci affidiamo costantemente, ma non solo nell'ambito anagrafico, ma in qualsiasi altro ambito, ad un terzo intermediario che garantisce per noi la fiducia l'uno nei confronti dell'altro. La blockchain è un sistema che ci permette, grazie al sistema stesso, all'architettura del sistema stesso, di tornare a fidarci di tutti indistintamente, in modo distribuito, senza doverci per forza conoscere, senza dover fidarci del nostro omologo a cui diamo la mano. Ma questo è un sistema che... Questo concetto sappiamo bene che è sfidante, ma è assolutamente deflagrante nel sistema di blockchain e la tecnologia. Lo diciamo tutti i giorni ai ragazzi, di andare sempre oltre alle hype news, no? Adesso leggevo l'ultima, è quella di Elon Musk, che chiaramente dopo aver spinto Dogecoin in alto, oggi dice, e Bitcoin, soltanto per una mera speculazione, oggi dice che non si potranno più comprare Tesla perché Bitcoin non è green compliance. Semplicemente lui ha un'azienda che si occupa di energie rinnovabili, e quindi quello che noi tutti i giorni cerchiamo di dire ai ragazzi è di andare oltre l'hype. La tecnologia blockchain è una tecnologia che dà un nuovo concetto di trust, che ci permette banalmente di fare nel nostro futuro un atto da un notaio. Noi speriamo veramente in modalità completamente digitale, no? Cioè, banalmente, forse il notaio non servirà più, ma qui non ci sono notai che ci ascoltano. Notar Chain è un progetto sicuramente che va in quest'ottica, no? Potremmo essere tutti i nodi della blockchain, voi avvocati, noi, per esempio, cittadini, i notai, l'ufficio del pubblico registro, quant'altro, e tra di noi fare transazioni basandosi su un concetto di trust. Non è filosofia, noi sappiamo, ci sono almeno un paio di stati che la stanno già utilizzando, l'Estonia è già uno di questi e lo conosciamo bene. Su questo punto del trust poi lascio magari la parola a De Valdè, che ci ha fatto tante slide e una lezione e mezzo almeno abbondante. No, Mirko, che ne pensi pure tu? No, intanto non so, volevo capire anche da Alessandro se avevi completato il tuo ragionamento, perché poi su questo vorrei dire un paio di cose, ma sicuramente sì. Se volevo capire se avevi completato, perché non volevo. Sì, in un'ottica appunto di economia potremmo parlare una vita di questa cosa, però diciamo che l'elemento fondamentale è proprio capire che l'uomo tornerà a fidarsi dell'uomo attraverso le macchine. E sembra un paradosso, ma purtroppo, o per fortuna direi, è così. No, io alla fine, se volete, è un po', scusatemi la regressione, forse questa sì filosofica, nel senso che noi ne stiamo parlando e ne parliamo specialmente quando parliamo di blockchain in un'ottica un po' di interazioni funzionali, economiche, no? Quindi fluidificare le interazioni economiche in un modo che tutte le parti siano garantite senza il bisogno di apparati più o meno burocratici. Il notaio, vabbè, ce l'abbiamo, come lo conosciamo noi, ce l'abbiamo più o meno solo in Italia, credo, perché è una istituzione medievale, dappertutto nel mondo il notaio è un avvocato qualunque, quello rotondare, ci mette un timbro, a rivederci. Adesso noi abbiamo già le famiglie che sono dal 1800 che fanno i notai, ma questo è un altro discorso. Con tutto rispetto per i notai, ma in effetti c'è chi, se vai in Regno Unito e parli i notai, si fanno una risata, perché ancora il notaio, sai, che vai col simbolo, c'è la lacca che ti mette la cosa. Un concetto di fiducia molto diverso, non hanno nemmeno i registri immobiliari. Certo. Questo è mio, guarda, c'è scritto. Quindi, vabbè. Devi andare di persona dal notaio poi, Scusate se vi dico. Devi oggi, andare da persona. È una pandemia, che è una follia, lo posso dire, siamo anche registrati, devi andare di persona, non basta avere speed, identificazioni. Prego, Mirko. No, però volevo concludere con questo.
È vero, quindi da un punto di vista economicistico e concistico, scusate, voglio proprio aggiungere un'accezione un po' negativa, va tutto bene, nel senso che facciamo a meno di appunto istituzioni che ci inseriscono la fiducia è crittografica, per cui va tutto bene, ok, zero knowledge proof, blockchain, tutto crittografato, private key, public key, ok. Io sono dell'idea che a un certo punto questo ci, sì, da un lato ci facilita, ci semplifica e fluidifica i rapporti. Io trovo che sia una bella cosa e sicuramente una cosa che caratterizza l'essere umano il sapersi fidare senza l'aiuto delle macchine l'uno dell'altro, no? Che è una funzione che io vorrei mantenere appannaggio dell'uomo prima, no, che si cominci a preoccupare di farlo fare a delle macchine. Però naturalmente cosa ci consente di fare questo? Fidarci senza aver bisogno di un ente che poi in realtà non è più una questione di fiducia, è una questione di potere, è una questione di controllo. Quindi in realtà quello che stiamo facendo cos'è? Stiamo cercando di distribuire questo potere e controllo che noi abbiamo affidato a entità pubbliche, in particolare nella definizione di un perimetro di fiducia fra umani, così che poi possiamo ricominciare a fidarci fra umani come si faceva nelle antichissime comunità, diciamo così, dei primi uomini, dove magari senza il bisogno di grandi istituzioni c'era però appunto questa caratteristica umana fondamentale, assolutamente unica, di fidarsi l'uno dell'altro. Quindi è tanto una questione di fiducia quanto una questione di potere e controllo, e quello in realtà sta andando a evolversi verso modelli societari, di società, di gestione vita collettiva meno centratori e quindi anche meno in grado di eventualmente limitare le libertà delle persone e anche la loro possibilità di creare valore. Quindi ci sarà anche un'idea forse di distribuzione del valore che ne conseguirà, ma questo appunto, questo è veramente long term vision. E spazio e tempo per l'università di fare ricerche in questi ambiti. Noi siamo molto attivi, ad esempio quando parlavamo anche dei nuovi sistemi di pagamento, no? Che porteranno sull'economia del valore un concetto di fiducia legato non più alla banca emittente. Questo non vuol dire che stiamo sdoganando tutte le altcoin possibili, immaginabili, qualcuno le chiama le shitcoin, no? Ma stiamo parlando comunque di un nuovo sistema. C'ho un amico e un collega che giustamente dice una cosa come domanda, che lui è un ospite esterno, appartiene al club dirigente del Congio Informazioni, però dice giustamente: l'empatia non potrà mai essere ad appannaggio delle macchine. Esatto. Siamo assolutamente d'accordo. Sono convinto che, se siamo anche su questo d'accordo col professor De Maldè, rimanderei veramente a un prossimo seminario. Iniziamo il corso con un nuovo anno accademico e con l'amico Ghiani, che è veramente sempre uno dei grandi studiosi del mondo giuridico. Mi piacerebbe affrontare ancora meglio, Alessandro, le tematiche, ripeto, per cui se io oggi faccio con uno smart contract, che è un tema che ha tanto solleticato i ragazzi durante il corso, no? Se noi utilizziamo uno smart contract, come riusciamo a fare in modo che qualsiasi atto facciamo con quello smart contract possa avere pienamente valore legale? Perché io sono convinto che qui c'è ancora, al netto del buco tecnologico normativo di Agid, su cui forse si pronuncerà, non si sa, non sono bastate due commissioni di esperti, no? Su questo, io sono convinto che lì sarà una grande rivoluzione, no, Mirko? Noi stiamo affrontando sul tema delle microassicurazioni adesso con una studentessa una tematica simile. Perché tanta carta non può essere digitalizzata? Ma perché gli atti, se sono tutti presenti in un contratto digitale, gli atti che fanno in modo che il contratto abbia validità, deve avere piena validità legale. Io su questo, per me è un must, non vedo perché devo ritornare a fare un passaggio da un giudice, no? Stampare la carta o riportare quello che è capitato in qualche, ti solletico purtroppo nella quotidianità, no? In qualche aula di tribunale che il giudice ci dice: stampateci le carte, perché magari non riesce a vedere il QR code, quello che c'è dietro, e noi mettiamo su blockchain. Quindi questo è uno stimolo a te nella quotidianità, giusto? Però a non mollare. Parliamo pure delle start-up che sì, devono essere nuovamente costituite. Anche, certo. Quanto ha detto il Consiglio di Stato con la vigilanza del notaio.
Ah sì, questa per i ragazzi è stata fantastica. Noi l'abbiamo affrontata, questa è una bella tematica, Mirko? Perché noi abbiamo un'esercitazione che diventerà poi un esonero martedì con loro e abbiamo quasi 11 business idea, alcune sono veramente, anzi diciamo tutte sono meritevoli di un seeding serio. Io mi permetto di dirgli che ovviamente l'Italia ha capacità di investire, ha capacità anche di fare impresa, ma sicuramente fuori dall'Italia un regime giuridico molto più snello per quello che non è startup ma è company, come dice il mio amico inglese che segue sempre queste tematiche, no? E industria ci permette banalmente, per esempio, di non fare due atti per fare in modo che l'azienda abbia valore legale, giusto? Ma qui magari amplieremo il dibattito anche con qualche commercialista. Io direi che possiamo concludere qui, Mirko, abbiamo dato... Non ci sono altri commenti, domande anche dalla platea oppure da Alessandro, possiamo concludere, credo che sia stato un dibattito interessante. Voglio ringraziare veramente l'Università Internazionale di Roma per l'opportunità e i professori che ho qui di fronte, che oltre ad essere più che autorevoli ho avuto a che fare con loro in diverse altre iniziative, quindi li stimo molto come persone prima di tutto, e mi allaccio al discorso del trust, no? Quello per cui ci diamo la mano e vale ancora qualcosa. E poi tutti gli studenti si sono sorbiti queste due ore di GDPR, insomma, di rotture di scatole, ma vi assicuro che quando si costruiscono progetti, insomma, è tutto molto più dinamico, molto più interessante. Poi di persona, ecco, se avremo occasione sarà anche, anche diverso. Fino all'ultimo abbiamo tentato, penso solo che ieri ci è arrivato dal Senato Accademico indicazione e fino all'ultimo speravamo di poter fare gli esami in modalità mista, ma abbiamo anche ampiamente nella facoltà, non riusciamo a farli, quindi questa sessione fino all'autunno sarà online, però per quando partirà l'autunno, un nuovo anno accademico, ti invitiamo in aula. Va bene, grazie. Sarà disponibile la registrazione sui canali universitari e sui social. No. Grazie tante, Alessandro, è stato veramente un piacere. Grazie, mi raccomando, avanti con la ricerca sempre. Come dicevo, blockchain rules sempre. Quindi, insomma, grazie. Ciao a tutti. Grazie a chi ha partecipato. Grazie a tutti.